Massimo Mondelli, sono un cantante, non avrei mai pensato di candidarmi politicamente, ma in questo momento ne sento l'esigenza e ho trovato in Potere al Popolo la giusta ed unica risposta a questo mio desiderio. Da oltre 25 anni lavoro nel coro del Teatro dell'Opera di Roma. In tutto questo lungo tempo ho notato come la politica insistentemente cerchi di colpire il nostro settore, la cultura in generale e il mondo dell'istruzione. Questo perché senza istruzione non può esserci cultura e senza cultura non può esserci libertà. Siamo arrivati ad una situazione insopportabile per la quale insieme a diversi colleghi da tutta Italia da più di un anno abbiamo costituito un comitato nazionale dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche per denunciare il graduale e costante disimpegno dello Stato nei confronti della cultura e un accanimento ostinato nei confronti del nostro settore. In nome del dio denaro, come Mefistofele tenta Faust, si è pensato di spremere economicamente la cultura, introducendo il pareggio di bilancio obbligatorio a tutti i costi, pensando di poter aumentare la produzione diminuendo il livello occupazionale. I risultati sono davanti agli occhi di tutti. Dalla chiusura dei cori e delle orchestre della RAI all'inizio degli anni 90 siamo arrivati attualmente alla chiusura dei corpi di ballo di diversi teatri, ultimo dei quali l'Arena di Verona. A Verona non c'è più corpo di ballo, sostituito da serate evento che saranno da spolvero alla politica, ma diventano cattedrali nel deserto culturale. Dal tentativo costante di esternalizzazione del lavoro, con perdita dei diritti e diminuzione dei salari, proprio dei lavoratori che quest'arte la producono, all'aumento degli incidenti sul lavoro. Sono più frequenti, l'ultimo al Teatro Regio di Torino, e sono anche più gravi. A Roma, al Teatro dell'Opera, c'è stato un incidente mortale. Su tutto questo incombe lo spettro della privatizzazione. Vogliamo trasformare il concetto alla moda in questo periodo di cultura come petrolio dell'Italia, fonte di guadagni legati alle disuguaglianze sociali, alle guerre e all'inquinamento, in un concetto di cultura come pane per l'Italia, un'idea di nutrimento, di comunione e di pace per tutti i cittadini. È per questo che vi invitiamo a una manifestazione che avrà luogo lunedì 26 febbraio alle ore 11 in Piazza del Campidoglio. Suoneremo, canteremo e balleremo per chiedere una produzione sempre di qualità elevata al nostro teatro e, grazie al supporto economico dello Stato e delle amministrazioni locali, un accesso alla cultura per tutti i cittadini e non solo per una fortunata elite. Vi aspettiamo.